Eccoci qui al nuovo video. Oggi andremo a parlare di una teoria di come possa finire One Piece. Questa è una mia teoria, quindi sono miei pensieri e non è niente di vero. Quindi andiamo a iniziare. In primo piano, secondo me, Oda ci dovrebbe spiegare prima della fine di One Piece tutti i misteri che si stanno andando mano a mano a formare, ma soprattutto quelli più importanti, perché penso che quelli più importanti lascerà alla fine, come appunto che cos'è lo One Piece e la D che cosa significa. Penso che questi lascerà per la fine, magari altri ce li dirà prima, ma spero vivamente che non ce li dica tutti insieme, perché secondo me si creerebbe un tale casino, una tale difficoltà nel capirli, che ci lascerebbe secondo me con l'amaro in bocca. Ma detto questo, passiamo dalla vera teoria. Prima che Teach diventasse uno dei quattro imperatori, a questi quattro, che erano Barbabianca, Big Mom, Kaido e Shanks, diciamo, tenevano in equilibrio tutto quanto, perché erano i più forti, quindi se qualcuno si azzardava ad attaccare o fare qualcosa, li rimettevano al loro posto e tutto stava in equilibrio. Ora che Barbabianca è morto e che Teach è diventato uno dei quattro imperatori, siccome il suo scopo è quello di diventare il re dei pirati, sta levando questo equilibrio, visto che, approfittando del suo potere, può fare quello che vuole, e quindi già ha portato uno squilibrio tra i territori che hanno gli imperatori protetti e quelli che lui sta attaccando. Anche per questo ha attaccato i rivoluzionari per creare ancora di più scompiglio. Ma sicuramente prima della fine gli imperatori come Big Mom e Kaido, cosa che stiamo vedendo, sicuramente cadranno. Una volta che cadranno ancora loro, si creerà secondo me ancora più scompiglio, tanto che la Marina sarà obbligata ad andare nel nuovo mondo e distruggere, iniziare a battere questi pirati, visto lo scompiglio che stanno creando. Perché una volta che non c'è più il controllo degli imperatori su alcune isole, su alcuni posti, pirati anche più piccoli potrebbero andare ad attaccarli tranquillamente. Quindi molto probabilmente la Marina inizierà a impiegare molta più forza, molte più persone a andare a battere questi pirati. Ma una volta arrivato sul Rafter, che dovrebbe essere, diciamo, l'ultima isola dove si trova il One Piece, secondo me ci ritroveremo sicuramente Luffy e Barbanera. Ci ritroveremo anche sicuramente, secondo me, Shanks, perché uno scontro tra Luffy e Shanks per me ci sarà sicuro, anche perché non so se vi ricordate, Shanks dice a Luffy che la prossima volta che lo vedrà farà di tutto per riprendersi il cappello. Quindi secondo me uno scontro, uno scontricello ci sarà tra loro due. Poi ci saranno anche le molto probabilmente le supernove, anche se su questo non ne sono molto sicuro, ma sicuramente ci sarà molta marina, soprattutto le persone più influenti e più forti. Tra questi, secondo me ci potrebbe essere anche Kobe, visto che ogni volta che lo vediamo il suo livello di Marine cresce sempre, e in tutti questi anni potrebbe essere diventato un grande ammiraglio o comunque un vice ammiraglio, non lo so. Una persona però comunque molto influente nella Marina, che in un modo particolare riuscirà a bloccare, diciamo, i comandi dei Marine, non far attaccare a Luffy e farla andare, diciamo, al tesoro. Questo perché dovrà succedere secondo me? Perché Barbanera, in un modo o nell'altro, riuscirà a superare Luffy e andare al tesoro prima di Luffy. Ora, tesoro noi lo intendiamo come qualcosa di materiale, ma molto probabilmente non sarà questo. Diciamo quindi che andrà al tesoro in questo senso, che sarà più avvantaggiato di Luffy a scoprire la verità. Diciamo in questo senso. Quindi qua, diciamo, fermerà gli attacchi che verranno fatti contro la ciurma di Cappello di Paglia, in modo che così può raggiungere Barbanera. Quindi in questo momento ci sarà sicuramente lo scontro tra Barbanera e Luffy. Io ne sono sicuro, è una cosa di cui veramente io è la cosa più sicura che penso che accadrà, anche perché se andiamo a vedere le due ciurme hanno persone molto simili, infatti tutte e due hanno degli spadaccini, tutte e due hanno dei cecchini, e quindi sarà uno scontro ad alti livelli. Dopodiché spero vivamente che vinca Luffy,
Anche se conoscendo Oda magari farà qualche colpo di scena assurdo, però essendo anche uno shonen, di solito il protagonista vince sempre. E da là poi scopriremo cos'è questo tesoro e con esso penso che scopriremo anche cos'è questa volontà della D. Quindi ragazzi, questa è la mia teoria a lunghe linee, anche perché da qua alla fine di One Piece penso che passeranno anche tantissimi anni e si aggiungeranno altre cose. Quindi in linea di massima, secondo me, questo è quello che succederà. Secondo voi che cosa accadrà? Come sarà il finale di One Piece? Fatemelo sapere nei commenti e lasciate un like. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!